Salve gente, sono la Russ, ed eccomi qui su Rom 2 Total War con i nostri greci ateniesi. Nell'ultima puntata ho dichiarato guerra alla Confederazione Celtica, ho distrutto un suo intero esercito senza fare troppe perdite e adesso dovrei migliorare il generale, gli do l'abilità generale, l'EL. Direi di tornare. Intanto io, perché spendo così tanti soldi? Perché ho reclutato mercenari? Perché Commander? sono in guerra? Non lo so. Non ne ho idea, non importa. Comunque, torniamo. Ah, lo sto cercando alcuna diplomazia. È un male. Cerchiamo qualcosa di economico. Canali di irrigazione? No. Ne costo. No, no, devo fare l'officina, già, devo fare armi d'assedio. Zenobio, chi sei? La furia di Atena. Io Ready for orders. ti ho assegnato un obiettivo. Ah, sì. Ah, un'altra, pure. Generale e... stratega. Va bene così. Ok, torniamo. Ah già, che mi pare che con la mod che ho messo di abilità quando arriva a livello 2 diventano 2 da assegnare. Cosa che non ho tanto capito il senso, però vabbè. Va bene. Tanto questa mod qui forse l'ho tolta, mi pare, o non so se l'ho rimessa. Mi ricordo di averla tolta, mi ricordo se l'ho messo o meno per il fatto delle partite online, che non ero sicuro che si potesse giocare, però non lo so. Non importa. Intanto, se togli o metti la mod, non dovrebbe far troppi problemi, che cambia solo le statistiche dell'unità. Il resto poco. Almeno, non so, magari mi ho mandato a fanculo la partita, chi lo sa. Però credo proprio di no, visto che sta andando. Comunque, del resto, vediamo che il ponte è messo male. Fanculo. Tutti i nostri alleati si mettono sempre male. L'Egitto ha annientato. Io non so se ero alleato con Cartagine. Sì, credo di essere stato alleato con Cartagine. Only the greatest dare speak of peace to their enemy. No, pace no, soprattutto dopo avervi annientato l'esercito. Ah, una bella flotta da fare il culo. Bene, faremo una battaglia navale. Non ne ho proposte troppe battaglie navali, perché non ho mai avuto l'opportunità di mostrarli. Gli ateniesi hanno una grande flotta, veramente forte. Non ai livelli di quella cartaginese, non so se ai livelli di quella egizia. Però ci sa fare, dai. Intanto gli aiutanti aumentano. Opolon, il fidato scudo di Eracle, non vi deluderà. Sì, inviamo la vidista e poi dopo modifichiamo tutto. Andiamo a fargli il culo. Yeah! Nel mare Egeo, gli araldi del Tritone che devo rinominare dopo. E i venti del Latob di Latobio. Quindi, non dovrebbe essere una battaglia troppo difficile. Io utilizzerò le diarie incendiarie per andare contro il generale. Il resto utilizzerò i peltasti per fare danni alla flotta nemica. Io noto che tutte le altre unità siano abbastanza inutili oltre le diarie incendiarie. Quindi, sì, iniziamo lo schieramento. Che figa che sta l'ambientazione. Siamo quasi vicino allo stretto del Bosforo. Ah, c'è, cioè, sono montagne. Oh, no, è solo le nuvole. Solo le nuvole. Ah, bene. Ok, la mia formazione di battaglia sarà la seguente. Metterò davanti a me le diarie incendiarie.
con la disposizione di battaglia o la questa così va bene. Give way! Benissimo. Ok, vediamo. Loro mi pare che hanno le Drakkar, o meglio una sorta di Drakkar proprio antiche. Però sono comunque fighe da vedere le Drakkar. Questi qua sono guerrieri traci. E me ne voglio proprio starmene lontano dai guerrieri traci, perché mi sa che se mi abbordano qualche nave mi fanno il culo. Mi ricorda, non so, qualcosa di... Guardate che fighi! Dai, non vi mettono paura delle navi che arrivano così cattive. Dai, 10 remate. Ho un'idea. Tutti... Aspetta, voi... Due nel corpo a corpo. Le mando a speronare. Questa. E due nel corpo a corpo. E mando a speronare questa. Il resto mettetevi così. Ok, è arrivata qualche balista, qualche freccia. Guardateli. Hanno abbordato una delle nostre navi. Sì. Ok, credo di avermi dato fuoco. Ok, una si è ritirata. Sì, una l'ho annientata. Guarda come affonda. Guarda come affonda. Mado, mado, minchia, quanto mi piace questo gioco. Guardala, guardala. Gli araldi del Tritone, che diventeranno la furia del Kraken. Però mi piace uno dei vostri... Uno aveva scritto il commento e mi è piaciuto. Guarda qui, Boiade. Mio Dio. Guarda. Guarda. Sbaragliata la flotta tutta, tutta, tutta. Ah, ci hanno ucciso un uomo. E loro hanno perso 135 uomini, però ne hanno uccisi 73. Credo quei 130... Cioè... quei 60 uomini... rimasti uccisi siano... stati per l'affondo della nave, però. Molto bene. Vai così. Sì, le mie diarie hanno ucciso tanti. Abbiamo catturato un po' di nemici e li schiavizzeremo. Sono sopravvissuti! It is an honor to serve. Come avete fatto? Commander, ready for orders. Ah, voi siete praticamente a posto. March until your feet bleed, then march some more. Mettetevi più o meno. Aspetta. Qui. Advance. Voi togliete la modalità così. E andate ad assediare. Bella. Ovviamente non ce la faremo. Però entrerà in gioco la furia di Atena. Capitolo qui. Quindi due grandi eserciti. E dopo magari riuscirò ad arrivare con la marcia forzata alle porte. Ora mi dovrebbe andare bene. Ok, abbiamo la furia di Atena e la paura di Deimos. Sì, dovremmo farcela. Sarà una battaglia veramente grande, grande, grande. C'è la flotta di guarnigione, anche quello che è rimasto dei venti di Latobio. Però diciamo i guerrafondai sono l'esercito più grande. Vediamo come riusciremo a fare la battaglia. Sarà una battaglia veramente molto grande, molto grande. The victis, guai, hai vinti. Ma non aveva detto... Cioè, non so chi l'ha detto veramente. Però mi pare che The Victis fosse attribuito a Vercingetorice. Se adesso mi metto la citazione di Livio... Forse è attribuito a lui, ma non l'ha detto veramente lui. Non lo so come viene attribuito a Cesare... Bruto, cuoche tu, figli mi. Non l'ha detto veramente lui, però... Shakespeare ha attribuito questa frase a lui.
nella sua famosa opera. Non lo so, non so se proprio l'ha detto veramente, però Vercingetorix, cioè, comunque c'è pure la scritta sul mio banner del canale, quindi dovrei saperne un po', credo. Ok, asciutto, vediamo un po' come dovrebbe essere tutto quanto. Qua vediamo che la città non è troppo grande, ma non è nemmeno piccolissima. Qua magari posso mettere degli arcieri qua sopra, che possono fare il culo a tutti quelli dentro. Magari potrò anche attaccare via mare. Via mare sarebbe stato molto più semplice. Arrivo qui, drive-thru, sbarco e conquisto. Iniziamo lo schieramento. Non è troppo grande, è come città. Mi aspettavo una città molto più grande. Ok, i peltasti li metterò qui. Ma forse solo gli arcieri. I peltasti mi serviranno magari al corpo a corpo. Li metterò qua sopra e sparicchieranno dentro. Invece, i miei opliti li manderò alle porte e li farò sfondare la porta. Questa qua forse è la prima battaglia d'assedio veramente grande che propongo nella mia serie, perché non ho ancora conquistato una capitale di regione. Sì, non l'ho ancora conquistato. Bene, c'è sempre una prima volta. Cioè, ovviamente nella serie no. Ovviamente io di battaglie ne ho fatto un po'. Le battaglie d'assedio in Rome 2 secondo me sono veramente il piatto forte. Rome 2... sì, le battaglie sì. Quelle d'assedio. Le altre sì, sono comunque fatte sempre bene. Quelle d'assedio veramente grandi sono fatte troppo bene. Vediamoci così, così. E mandiamo tutti quanti. I rinforzi nemici si stanno avvicinando. Ok, qua c'è la flotta di guarnigione che sta sbarcando. Che fighi. Però gli sbarchi, qua tutti i ciottoli che non saltano via. Qua c'è la nave che prima avevo distrutto la battaglia precedente. Vediamo quanti ce ne sono. C'ho due gatti. Wow. Oddio, troppi. Aspetta, intanto io faccio un gruppo di selezione. Così mi ricordo più che altro. Oddio, siete proprio lontani voi però. Perché avete il morale così a terra? Scossa. Boh. Prepare lances. By your command. Che andiamo a sfondare le porte con gli obliti. Obliti. Non mi ricordo che cosa vuole dire proprio letteralmente obliti, ma mi pare che voglia dire greco in guerra, forse del genere. Ok, con questi arcieri sparerò gli arcieri sulle mura, ince archery reception ai frombolieri. Sì, li sto facendo anche un po' di danno. Intanto tutti voi venite qui. Mio Dio, che bolgia. Adesso lanceranno delle accettine verso la porta. Sta che le dovete solo lanciare, ragazzi. Tranquillo. Il nostro generale è sotto attacco. Ah, i lancieri Effeus magari li sto perdendo. Fuori ci sono un po' di cavalieri. Direi di spararli. Anche se non dovrebbe essere troppo un problema. Gli opliti stanno resistendo. Non troppo, però resistono, dai. Sì, le porte stanno bruciando. Missiles awaiting targets! Archers! Dai, sparate la cavalleria. Alla cavalla. Tanto i rinforzi stanno arrivando. Il generale è arrivato. Molto bene. Le porte
Dai, crollate giù forte. Archers! Dai, sparate arcieri anche. Oh, sparate! Le porte nemiche sono state distrutte. Molto bene. Quindi, drive-thru. Presso una cosa. Drive-thru. Tutti dentro. Yeah, bolgia! Uomini! Mio Dio, che bordello, mio Dio, che bordello. La cavalleria è messa veramente male questa. Ora, voi arcieri, ascoltatemi. Sparate guerrieri traci. Che non mi stanno mai simpatici. Dai, 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 dai. Ah, boh, è scoppiata la bolgia adesso. Intanto perché ci sono gli altri che voglio aumentare. Bravo. Dai, i rinforzi stanno arrivando. Cavalleria cittadina. Eccoli qua. Bene, i rinforzi stanno arrivando. In freccia. Ok, si stanno ritirando intanto i guerrieri traci. Magari riesco anche a farci abbastanza in fretta. La bolgia della porta. Oh mio Dio. Ah, continuate a mirare a questi qui che magari dopo possono ritornare. Ok, poi tu sopra invece. Sì, tu vai sopra. Tutti gli altri in piazza. Contro, anzi, contro gli schermagliati, non c'è più. Abbiamo conquistato le porte. Yeah. Per tasti, anche se non mi fate ammazzare, sareste veramente di grande aiuto. Tanto, stop, stop, stop. Intanto, esercito ausiliari. Lo mando dentro. Mio Dio! Dio, boh, quanti sono. Dio, boh, quanti sono. Dovete fare tutto questo giro? Tu, no, vieni qui a dare una mano, andare a conquistare le mura. Dio, boh, quanti sono. La bolgia. Ma sti guerrieri traci li facevo più tenaci, eh. Tipo, a me hanno sempre dato tanti problemi nelle campagnette che ho fatto. Oh, guarda qui la... guarda la carica. Oh, oh, oh. Sta volgendo in nostro favore. Yeah, bella. È nostra, sarà nostra, bella. Dio mio, Dio mio, Dio mio. Sì, si stanno ritirando tutti. Molto bene. Quanti sulle mura adesso? No, no, contro il generale. Devo di ammazzare il generale. Che l'abbiamo messo alle spalle al muro. Tutti qui, dai, dai. Tutti quanti, venite, vedete di fare qualcosa, di utile. Tipo conquistare la piazza. Che è una cosa veramente molto utile. Dai. Dai, dai, dai. Guarda come si ritirano. Guarda. Lo scudo di Talos. Guarda, dovrò chiamare un'unità lo scudo di Talos. Guarda. Guarda che belli che sono i miei uomini quando attaccano alle spalle con le loro lance veramente grandi. Aspetta un secondo, devo essere preso veramente. Comunque non importa. Dio, altri arcieri? Oh, sì. Ma quanti schermagliatori ci sono in questa battaglia?
tutti gli arcieri devono sparare qui. Ah, eccoli. Eccoli qui, da dove vengono. Tutti qui. Ah, vi siete fermati davanti a loro. Stupidi. Attaccateli. Abbiamo conquistato le porte. Sì, quali porte? Ah, boh, abbiamo vinto. Sì. Vittoria decisiva. Abbiamo perso 294 uomini, ma ne abbiamo uccisi 1695. Però loro ne hanno persi 1751. Per fuoco amico, molto probabilmente. Sì, per fuoco amico. Invece quei 200, quei 40 in più che ho perso, molto probabilmente sono per il fuoco amico. Boh, abbiamo fatto il culo quadrato alla Confederazione. Non mi vergogno di ammettere di non sapere ciò che non so. Ah, Cicerone. Ma ha fatto una fine bruttissima, Cicerone. Tipo che Marco Antonio era andato da lui e l'aveva ammazzato. Gli ha amputato le mani, la testa, ma ha fatto un barbecue con lui. Chi la dura la vince. Non mi ricordo. Devo un po' ripassare col periodo delle guerre civili. Sarebbe veramente figo se mettessero come battaglia storica la battaglia di Azio. Cioè, non erro, se si chiamava così, non mi ricordo se si chiamava di Azio. Era comunque la battaglia cui Marco Antonio l'era prese proprio da Ottaviano, quella via nave che c'era Cleopatra. Dai, combattiamo via nave, tutti i consiglieri, ma combatti via terra e più uomini. No, via nave e se ne prende. Copiamo Fella. Ready for battle. Sì. Commander. Bene, abbiamo preso Fella. We hunger for battle. Ah, qua arrivano altri eserciti. Il tumulto. Dobbiamo ammazzare qualcuno con la spada nascosta. Canace assassinato. Bene. Che adesso manca Pulpudeva, Anteia e questa città qui. Magari le riesco a conquistare tutte. Comunque io credo di aver preso tutta la Macedonia. Fammi controllare. Sì, ho preso tutta la provincia macedone. Vedete qui? Ta ta ta. Bellissimo. Ora mi manca la Tracia e l'Ellas. Per l'Ellas mi manca Sparta. E per la Tracia devo conquistare Pulpudeva, Anteia, Odessos si chiama, e infine il Naissus. Poi dopo direi che possiamo pensare al resto, tipo andare in Asia. Qua ci sono i Seleucidi, eh. Tosti. Minchia, i Seleucidi sono dappertutto. I cartaginesi sono rimasti qui. I romani lì invece. Ah. Molto bene. Commander. Io direi di mettere un attimo qui. You have further orders? Ok, direi di non reclutare nessuno. E qua di cambiare la cultura degli insediamenti. Qui cambiamo. No, innanzitutto li cambiamo e trasformiamoli in un tempio di Atena. O forse un tempio non mi dovrebbe troppo servire. Tipo invece una qualcosa di militare mi dovrebbe più servire in Macedonia. Qui un campo dei Perieci. Sì. E qui invece mi servirebbe un bacino di carenaggio. Good. Bene, un bacino di carenaggio può andar bene. Ok, benissimo.
Pella è una città veramente troppo importante. Adesso avremo migliorato molto bene. Poi abbiamo il pieno controllo del mare Egeo, credo. Almeno quasi. Vediamo un po'. Ma qua c'è tanta pirateria. Dovrei utilizzare le navi in modalità anti-pirateraggio. Vaffanculo. Comunque continuiamo. Ah, canace è un'abilità. Tu sei canace. Sì, appicca incendio per 2. Abbiamo migliorato il criminale. E dopo... Ah già, devo emanare l'editto. Qui. Gli editti sarebbero degli editti. Non so come altro spiegarli. Gli editti sono delle decisioni, delle leggi, degli emendamenti che si promulgano nella regione in cui vogliamo, nella provincia. Per promulgare un editto dobbiamo controllare tutte le città di una provincia. Tipo questa qua, la Macedonia, in cui c'è Pella, Larissa e Apollonia. Possiamo promulgare un editto a Pella. Ovviamente se voglio promulgare un editto nell'Hellas devo avere Atene, Sparta e Ierapetinia. Ovviamente ho solo Atene e, cioè, e Ierapetinia. Dovrei avere anche Sparta. Ah mio Dio, questa canzone qua mi piace troppo. E comunque, direi di promulgare l'editto di stimolo commerciale. Mi piace troppo questa canzone. Veramente, la colonna sonora di Rom 2 è veramente fantastica. Forse non è ai livelli del primo, però la trovo bellissima. Poi calmissima, mi piace. Tipo le musiche di Civ. Mi ricorda proprio le musiche delle civiltà arabe di Civ, del Medio Oriente. E non so perché. Sarà che io ci ho giocato tanto con gli ottomani e tanto con i babilonesi su Civ 5. Ma mi piacciono troppo le musiche arabe di Civ. Quelle reali non le ho mai provate, musiche, ascoltato musica araba, tranne quello in indiano che ballava Tunakun. Però diciamo che un indiano musulmano, non è un indiano di induista. Sapete che in India ci sono i musulmani induisti che si danno a botte. Quindi lui è un musulmano indiano. Devo provare un po' di canzoni arabe, va? Devo provare un po'. Invece, se c'è le musiche di una cultura che mi piace, sono quelle europee tanto, e facendo esclusione con la traccia Field of Poppies, e quella di guerra, che non mi ricordo come si chiama, tipo Euforia, qualcosa del genere. Gli europei mi piacciono quelle due. No, pace assolutamente no. E poi mi piace anche molto... Non mi piace... Sta zitto. Mi stai distraendo, volevo fare un discorso e non ce l'ho fatta. E invece mi piacciono anche molto quelle di... delle civiltà del... come si chiama? Dell'Asia. Non mi piace, cioè non mi piacciono molto, non è che mi piacciono troppo. Invece la traccia più bella di Civ 5, parlando così, io trovo che sia... quella lì, Yallaman, quella che fa Yallaman, Yallaman, oh 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 oh, na, 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 na. Ok, la popolazione motivata è l'Hellas. Molto bene. Abbiamo incontrato i Veneti, poi a te, che sono in Veneto. Se no abbiamo un nuovo aiutante, Tureos. È tutto molto ben fatto, Greco. Di certo, non di fattura galata. C'è una probabilità difensiva per tutti gli unità di fanteria ellenica. Vediamo la lista. E per Careno, generale, meno 5% dei costi. Modifichiamo un po' gli aiutanti, va. Che ci serviranno tanti aiutanti. Tipo, te come aiutante, io ti metto al posto del marinaio. Non lo so.
forse il carpentiere navale. A te? We hunger for battle. Invece io salvatore eroico, direi di metterti. Non lo so, autorità, bonus di carica. Eh sì, forse questi due qui. Oppure una sgualdrina. Il morale non mi manca. Forse l'armatura. Di armatura. Ready for battle. Invece per la paura di Damis. Anche tu hai costruito gli scudi molto bene. What do you wish of me? Qui stanno un po' male. E stanno reclutando dei tizi. Io con Pudea provo a fare un sabotaggio. Di... appiccare un incendio. Diffondi infelicità, dai. Molto bene. Fammi fiero. Le parole hanno potere. La tua spia è riuscita a far calare il livello di ordine pubblico e ha fatto salire le probabilità di disordini in questo insediamento. Fammi controllare. Molto bene. Good. Ora andiamo contro te. To battle! To battle. Sì, non dovrebbe essere una battaglia troppo... Che cazzo? Una balista? Ci lancerò subito la cavalleria. Non hanno nemmeno troppe unità. Magari posso fare proprio uno spam di cavalleria. Va bene, c'è la balista che mi preoccupa. Quindi farò proprio un blitzkrieg. Cosa che con i greci è abbastanza difficile fare, perché hanno unità molto lente. Pesanti. Però ci proverò. Il blitzkrieg migliore è quello dei parti, diciamo, Blitzkrieg, che fa proprio male. Oppure gli ceni, che sono abbastanza veloci anche. Però i parti hanno tutto a cavallo. Stanno con le chiappe incollate in cavallo, quindi... E poi i parti mi piacciono molto. I parti. Siamo anche su una battaglia e su una strada. Oh oh. Sì. Ok, io farò una... Ah, siamo pure in discesa. Quindi lancerò proprio contro la balista tutto quanto. Perché la balista a me non piace. Odio le baliste. Non faccio nemmeno una formazione e lancio. Alla carica. Tutti quanti carica stupida. Anche voi picchieri carica stupida. Contro il generale. Tutti quanti contro questi. La cavalleria qui. Poi picchieri. Sì, non sarà una delle tattiche più intelligenti, però non solo tiro. Guardate. Questi tracci non sanno nemmeno che cosa stanno affrontando. Guardate come scappano. Pittoni. Velocizziamo tutto. Guardate, guardate. Che impeto! Oddio. Oh merda. Mi ha colpito? Oh, questi qua li ha presi in pieno. Ma Dio fa. Dio. Cavolo. Mio Dio. Muovetevi. Dio mio. Sta uccidendo tutto. Tutti qui. Dai. Carica cazzuta. La battaglia sta volgendo in nostro favore. Qua mi fanno paura. Subito. Ah, la cavalleria cittadina si sta un po' ritirando, però ce la fanno. No, non ce la fanno. Beh, è stata una carica molto stupida. Però boh, mi andavo di blitzkrieg.
le picche invece le metto. Attacco stupido. Il nostro generale è sotto attacco. Dai, generale. Benissimo. Galleria cittadina non è tutta sta intelligenza, eh? Ok. Il generale lo voglio ammazzare proprio. Voglio lasciarlo in vita. Bene, io vorrei sapere però che cosa dicono i greci mentre caricano, che io ho notato che dicono qualcosa. I nostri uomini vacillano. Però non ho ancora capito che cosa dicono di preciso. Dicono forse The Deimos o qualcosa del genere. Deimos. Sembra che... non so cosa possono dire. Deimos. Non lo so. Se c'è qualcuno che lo sa, me lo dica. Magari ha assaggiato tre. Anche se forse non dovrebbe essere perché non hanno fatto il doppiaggio delle unità. Hanno fatto i croci con i dati anche basso. Quindi non ho caricato il doppiaggio. Precisiamo. Voglio ammazzare il generale, perché non dovranno dire se l'ho ammazzato bene. Questi pochi guerrieri traci qui. Il generale nemico è morto. Molto bene. Molto bene. Ok, per questa battaglia credo che possa bastare. Ho perso un po' di uomini. Sì. Non importa. Intanto era una carica stupida. A me piacciono le cariche stupide a volte. Troppo intelligenza, no. Ci sta. Carica stupida. C'era quella balista che era tosta, però. Generale, però mi ha ucciso un po' di persone. Il generale nemico è stato cazzuto. Buon, vittoria decisiva. Ci sta anche. Ho perso un po' di cavalleria, però dai, pazienza. Il tiro non ha fatto molto, è la mia fanteria da tiro, però vabbè. Direi di ammazzare tutti i prigionieri. Ah, sono anche aumentati di grado. Cioè, la mia fanteria. Direi di dare innanzitutto al mio generale. Oddio, quanta vita. Oddio, quante robe. Sì, comando della fanteria. E come bonus d'armata, forza inarrestabile. Pure forte nella difesa. Perché si possono fare battaglie notturne nella campagna? Io non so solo come si possa fare. Qua abbiamo tanto tiro nella furia d'Atena. Sì, secondo me un po' di tiro mettiamolo. Vita col tiro. Sì, inesorabili conquistatori. Quindi siamo a marciare. Comunque gente, per questa puntata è tutto. Vi consiglio di votare e commentare. Se ci sentiamo la prossima gente, dall'Ares tutto. Ciao!